Presidente, taglio del nastro del nuovo ponte, un'opera attesa da molto tempo da residenti e cittadini fenesi. Sì, ma non è stata una semplice sostituzione o riparazione, ma veramente una nuova opera di grandissima bellezza, anche molto efficace per dimensione, che diventerà, secondo me, un punto di riferimento di questa zona. Il sindaco e il suo desiderio di fare un'opera bella, Renato Carlo Minardi, che ha seguito questa opera quasi fosse l'assessore dei lavori pubblici della regione, e i nostri tecnici che hanno lavorato, devo dire, molto bene, hanno dimostrato come in pochi mesi sia possibile fare un intervento di questa natura. È un piccolo ponte, molto bello, ma che sta in un grande progetto, che è quello della ciclovia adriatica, che negli anni abbiamo già sviluppato in questo territorio, no? Fra Pesaro e Fano, con fondi europei e regionali, e che troverà un completamento in una grandissima opera di oltre 1000 chilometri che dal Veneto arriva fino alla Puglia. Quindi un piccolo punto, ma che sta dentro un grandissimo progetto che noi immaginiamo possa diventare per il mondo anche del turismo, non solo un modo molto ecologico e sano di collegare il territorio con la bici anziché con i mezzi che fanno emissioni in aria, ma anche una grande opportunità di crescita turistica. Fano continuerà a investire sempre con fondi regionali in direzione Senigallia, e un pezzo alla volta noi vedremo la connessione fra tante ciclovie che quasi tutte le città di mare hanno in un unico grande tracciato di enorme fascino. Prego. Ovviamente la Regione Marche consegna oggi simbolicamente le chiavi del ponte al Comune di Fano. Sì, deve essere fatto da tanti anni, glielo diamo insomma, nelle condizioni migliori che sono quelle attuali, diventerà veramente un'opera poi di proprietà del Comune di Fano, che potrà quindi utilizzarla al meglio, intitolarla e fare tutte quelle azioni per rendere sempre più riconoscibile questo luogo. Un ponte così carino un nome lo deve avere, perché può diventare immediatamente un modo per incontriamoci sul ponte D. Spero che non ci mettano i lucchetti, perché quelli non mi piacciono sui ponti, ma c'è anche questo rischio, perché ha un suo romanticismo, no? Non si sa mai, ogni tanto qualche ponte viene scelto per diventare un simbolo di persone che legano, insomma faccio per dire che è veramente si apre un'opportunità importante, e tutto andrà nelle mani del Comune di Fano.